gioco calcio in Basilicata, oggi rappresentato dal vice presidente Titi Baldi, che è qui per supplire alla mancanza di ubiquitarietà del presidente Rinaldi, che è contemporaneamente impegnato nell'inaugurazione di un importantissimo corso per dirigenti organizzato appunto dalla Federcalcio di Basilicata. Ovviamente un grazie particolare a tutti i convenuti, ma in maniera principale a questi nostri giovani calciatori che hanno accolto attraverso le loro società l'invito a partecipare a questa manifestazione. Ovviamente non posso non salutare le vecchie glorie del Castelluccio, Antonio Mailacci e il presidente Giudice Paracampo. Un saluto particolare da affettuoso va alla signora Anna Celestino, che sarà poi colei che consegnerà il premio che noi quest'anno per la prima edizione abbiamo voluto intitolare come premio giornalistico a Fausto Taverniti, che oltre ad essere stato il direttore della RAI Basilicata è stato soprattutto uomo di sport ed è stato soprattutto un grande amico della Coppa Pollino, che ha permesso attraverso i suoi consigli e le sue direttive e il fatto che c'è stato sempre vicino ha fatto sì che questa manifestazione abbia avuto modo di crescere negli anni. Un grazie particolare ovviamente al commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio Under 15 Antonio Rocca, persona assai discreta, tanto che si è confusa tra i ragazzi e non è voluto essere qui in prima fila, ma poi verrà a dichiarare il premio. Devo anche dire che Antonio Rocca, da molti conosciuto come Tonino Rocca, non è alla sua prima presenza a Castelluccio, è già la terza presenza con cui ci onora della sua presenza, figura importante, condizione di uomo di sport. Non mi dilungo ulteriormente nei saluti, ma ovviamente cedo la parola ad Angelo Riveto, altro grande amico di questa manifestazione, e proprio per tale motivo, oltre perché per le sue grandi competenze professionali, sarà lui ad essere insignito del premio Taverniti come personaggio giornalistico sportivo. Nessuno nei ringraziamenti, non sottrago ulteriormente tempo, cedo la parola, non prima però di porgere ovviamente, e come dico tutti gli anni, un saluto a tutti i grandissimi collaboratori di questa società sportiva OS Castelluccio, di cui io rappresento solo la parte visibile di un iceberg che invece lavora tantissimo al di sotto del livello di visibilità, e a loro dobbiamo il grandissimo lavoro che ci consente ogni anno poi di poter mettere in piedi questa manifestazione. Vorrei tributare loro un applauso. Grazie ai giornalisti qui presenti, agli addetti ai lavori, e vi dovrete poi supportare nuovamente perché farò anche una presentazione pseudoscientifica, la parte scientifica la dovremo fare i professori Magaluse e Spricoli, io farò qualcosa un po' più pratico. Allora, buonasera a tutti e benvenuti in questa cittadina che quest'anno diciamo marca il settimo anno di questa manifestazione. E una cosa che dobbiamo iniziare a metterci nella testa è che tra qualche anno, probabilmente due, la nostra società sportiva compirà storicamente 70 anni, quindi io non vado oltre molto le parole perché sono manifestazioni che sono tecnicamente evolute, io purtroppo col calcio mastico poco, quindi non mi soffermo ad andare oltre. Saluto Giovanni Ruggero, vice sindaco di Castelluccio di Vedore.
anche la mia già di protetto, il segno del regno castello che ci ha portato avanti. Ti passo la parola e buona cosa a tutti. Per i temi familiari, ma soprattutto presenziali di questa manifestazione. Siamo giunti alla settima edizione Coppa Pomino 2017 e noi che rappresentiamo la parte politica del Paese abbiamo l'obbligo di dare il giusto contributo e non si può essere indifferenti a questo tipo di manifestazione. Sicuramente nel mercoledì ognuno di noi, preso dalla quotidianità amministrativa, dedichiamo poca attenzione ad una programmazione diretta a creare strutture sportive comprensoriali, capaci di poter ospitare con maggiore efficienza e professionalità eventi sportivi che vengono organizzati. Probabilmente questo è un nostro limite politico oltre al quale non siamo capaci di andare. Invece un plauso principale è diretto agli organizzatori di questo evento, composto da un gruppo di persone che quotidianamente, con un lavoro instancabile, diuturno e certo sino, credono nella crescita culturale e nel futuro dei giovani. Non possiamo non riconoscere e ringraziare il lavoro, la costanza e l'impegno profuso dai fratelli Spromigliano, dottore Cicco e persone che intellettualmente nell'organizzare ogni anno questa manifestazione hanno dato molto di loro. Questo è un bel esempio diretto ad arricchire il bagaglio culturale dei nostri giovani. Io vi ringrazio per l'invito e vi auguro a tutti voi buona permanenza a casa. Buonissimo, ma non ci costringa Costanza. Io sono qui peraltro accompagnato, come veniva ricordato, dal sindaco Vireno Castello, che peraltro è componente del Consiglio del Parco, perché lo doveva il dottor Spromigliano, che credo organizzi questo evento insieme a tutti i suoi collaboratori con una passione che va oltre ogni limite. Io questo voglio dirlo e voglio anche riconoscerlo pubblicamente, ci ha tenuto molto alla nostra presenza, peraltro oggi coincide con una nostra presenza qui in un noto ristorante del posto per un ricevimento di famiglie, quindi abbiamo abbinato, se posso dirlo, entrambe le cose. Dicevo, sono contento di essere qui per diverse ragioni. La prima per dare anche il benvenuto a tutti questi ragazzi, soprattutto chi viene da fuori in questa terra di Bolivia. Io mi auguro che oltre all'attività agonistica che farete in questi tre giorni possiate anche provare a conoscere, dico, tutti i ragazzi che vengono dalla Campania, dal Lazio, dall'altra parte della Calabria, lo dico ai ragazzi di Capoli Sud, che purtroppo forse questo territorio conoscete poco. E quindi questa mi auguro che possa essere l'occasione per voi, per i vostri accompagnatori, non so se ci sono anche le famiglie dietro, per fare in modo che si possa conoscere e apprezzare questo lembo di Italia, che è un lembo straordinario. Come sapete, di recente è stato inserito nella rete dei beni patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO, proprio a dimostrazione che questo è un territorio che va preservato, tutelato e valorizzato. Quindi io mi auguro che questa manifestazione, questa settima edizione della Coppa Pomino, possa tornare utile anche al nostro territorio e a tutte le attività anche economiche che si muovono su questo territorio. Poi sono sono rimasto felicemente colpito dal fatto che quest'anno i due premi, il premio sportivo e il premio giornalistico, come siano state scelte due persone importanti e significative. La prima, premio sportivo a Torino Rocca, lui io mi chiamavo Torino Rocca perché io quando ero più giovane frequentavo le scuole a Castro Italy, apprezzavamo le gesta sportive di questo grande campione al campo sportivo Polino di Castro Italy, quindi lui è rimasta nel cuore quella bellissima stagione, anche di quella stagione molto bella del Castro Italy calcio, che insomma appunto poteva annoverare personaggi importanti come Torino. Quindi sono contento che è stato scelto il responsabile della nazionale italiana Under 15 per questo premio. E poi sono
da questo punto di vista anche emotivamente colpito per il premio giornalistico, intanto perché rievoca la figura di un amico non solo personale, anche un amico di questa regione e di questo territorio che è stato Fausto Tavernisi. Fausto, io ero consigliere regionale in Calabria, lui era il portavoce del presidente della regione, saluto la signora Celestino, e come dire, la sua signorilità si manifestava già all'epoca, pur essendo collocati su postazioni diverse, ma c'era un senso di appartenenza, di amore per la nostra terra, straordinario. E quando lui diventò il direttore della sede RAI di Basilicata, fu una delle prime telefonate che la fece proprio a me: guarda Mimo, questa opportunità la sede della RAI di Basilicata è a disposizione di tutti, ma voglio mettere anche a disposizione del territorio del Pollino, del parco del Pollino, organizziamo anche, lo portò nel nostro territorio personalità da ogni angolo d'Italia per quasi un'intera settimana per far conoscere questi luoghi e questi posti, quindi sono molto, mi fa piacere sempre ricordare questa straordinaria esperienza. Poi, fatemelo dire, contento perché il premio dell'Angelo Rivetti, ragazzi che ormai siete abituati a vederlo in televisione, ma Angelo adesso non è, Angelo Rivetti non è solo un grande giornalista di sport, ma Angelo un uomo di questo territorio giovane, e anche qui, se posso dirlo, come dico anche in altre circostanze, lui comincia la sua carriera facendo il portavoce, facendo il responsabile dell'ufficio standard al Parco Nazionale del Pollino. Quindi è stato quindi un bellissimo trampolino di lancio. Oggi siamo tutti contenti che lui possa raccontare gli eventi sportivi in una postazione. Poi al di là delle polemiche che ci sono sempre, ma io la RAI la considero sempre un po' la nostra, il nostro punto di riferimento sul piano della qualità e della professionalità, e quindi sono contento che il premio sia stato dato ad Angelo Olivetto. Io chiudo, l'ho fatta forse eccessivamente lunga, voglio augurare nuovamente ai ragazzi, divertitevi in questi tre giorni. Poi lo so che c'è anche la Olivetto, io ho praticato da giovane poi un altro sport, cioè c'è sempre l'accanimento, però un sano agonismo va bene. Quindi auguri per la buona riuscita della manifestazione, il parco è vicino, ovviamente fatemi salutare pure a me, i due sindaci di questa comunità, io per esplodere la considero un tutt'uno. Amministrativamente sono su due binari diversi, però come dire, anche questa tenera collaborazione tra Paolo e Giovanni della dimostrazione che insieme si possono fare tante cose. Ancora auguri, grazie. Grazie. Buonasera. Voglio prima chiarire la mia posizione. Poi soprattutto ragazzi mi chiederete che cosa c'entra qui un presidente aggiunto della Corte di Cassazione, cioè un altro magistrato. Ora sono un altro magistrato in pensione, però sono il decano della USC. Io sono originario di Castelluccio, e dal 1947, quindi sono un po' più anziano di tutti, credo. Tanto tre anni sulle spalle, io ho partecipato a tutti i campionati che all'epoca noi riuscivamo a fare acquisendo stima e prestigio, in tutto prenderla fino a celebrare la finalissima per l'accesso alla loro promozione regionale che si tenne a Madrid. Sono qui anche per un altro lavoro, un altro momento. Il momento è che, avendo io partecipato a tutte le attività calcistiche dell'epoca, insieme a quel grande successivo collega, cioè quelli che cantavano, facevano la funzione di centromediano dell'epoca, rappresentiamo coloro che oggi ti consegneranno, diciamo, il testimone.
per testimonianza di un'attività sportiva che nell'epoca era qualcosa di proibitivo. Se qualcuno vorrà essere informato su quell'attività, sui sacrifici che facevamo scappando, fuggendo, andando per giro con le biciclette, qualche volta siamo andati anche a piedi alla Ino, fare una partita memorabile in cui stava incontrando la collega avvocato Giorgio, non so, qualcuno ricorderà. Bene, ora vedendo tutti voi, con tanta gioia e che soprattutto con tanta apparente dedizione a questo sport, io mi sento in certo senso esaltato, ma in parte amareggiato, perché all'epoca, nel 1947-1955, erano tempi duri per tutta la popolazione e anche per noi. E io che dovevo affrontare anche lo studio, dovette subire le ire di mia madre, che pensava fosse distratto da questa attività calcistica. Però devo dire che trovavo un professionista, medico condotto ufficiale sanitario, il dottor Nicola Vulcano, che alla cui memoria è stato intitolato il campo di calcio, per quale potrei dedicare. Quando spesso la famiglia veniva a curare i nostri allenamenti, per modo di dire, in un campo dissestato che stava sotto la stazione e che mi impose un imperativo: o studi o non ti faccio giocare. Beh, io devo dire che questo stimolo fu molto importante. E se io sono ho 3 anni, anche se in pensione, un grande presidente aggiunto dalla Corte di Cassazione, devo dire che devo ringraziare questa pressione, questa dedizione del dottor Vulcano e degli altri amici del tempo, di cui io vorrei amare constatare l'assenza, perché ci aveva voluto diversamente per molte di loro. Quindi la mia presenza è spiegata in questo modo, e ho sempre conservato ancora la vecchia manca del supremo, che riuscimmo a fare con tanti sacrifici, uscita poi con l'ago, mentre oggi i problemi sono un po' più risolti dall'attività commerciale, che facilita naturalmente l'acquisto di tutte le riviste. Prima non avevamo tutto, le docce nostre erano rappresentate da qualche rubinetto di acqua di quelle che sono sulla strada, dove ci lavavamo dopo la partita, e per stemperare appunto questo, per stemperare un pochino i sudori, c'era qualcuno che portava un pochino di vino, perché se in giro il vino la legge di ricordo con piacere e con grande ammirazione questi momenti, e io poi ho donato alla successiva molte fotografie dell'epoca in cui vengono riportate immagini che voi non immaginate. Le prime divise nostre erano rappresentate da pullover di donna cucite da panni e più o meno variegate fra il bordeaux, l'arancio, eccetera, perché non potevamo permetterci in nessun modo, diciamo, spese diverse. Chiarito questo, io voglio fare due ricordazioni. Primo, voglio esaltare, dico esaltare, la funzione di tutti i dirigenti che qui rappresentano i ragazzi e soprattutto il dottor Sprovire, il fratello Fontanato, che hanno preso in cura, diciamo, questa passione e la stanno vogliando in maniera concreta.
e finalizzata al raggiungimento di obiettivi che noi allora non ci potevamo permettere. Quindi è una funzione, secondo me, di alto interesse sociale, perché la cura e la formazione dei giovani è un problema che interessa soprattutto lo Stato. E io, anche in altre sedi, mi sono spesso lamentato della scarsa attenzione che i corpi dello Stato hanno mantenuto nei confronti delle piccole realtà, come la nostra e altre. Perciò io penso che sia altamente meritevole la funzione che il dato organizzatore e soprattutto i rappresentanti di queste giovani stanno dimostrando e quindi hanno diritto ad avere la nostra, diciamo, attestazione di adesione e soprattutto di stima. Ai giovani, per i ragazzi, all'epoca noi stavamo in rapida attesa per sentire Nicolò Carosio, qualcuno di voi non so se lo ricorda, perché qui non avevamo nessuna platea, nessun video, non c'è stata la televisione, stava la radio e alla radio aspettavamo che la voce di Nicolò Carosio ci dicesse qualcosa e ci facesse sentire con le emozioni quando erano le partite che si celebravano. Ora voi avete tutto davanti, quindi è molto più facile, voi siete più bravi di come eravamo noi. C'è lo stato attuale, voi giovanissimi, sapete già come si fanno le formazioni, sapete già come si tocca il pallone e così via. Però ho detto, non inorgoglitevi. Se qualcuno di voi avrà il piede di Dybala, di Roberto Baggio, verrà il tempo che quel piede sarà valorizzato. Ma non inorgoglitevi. Trattate questo sport come sport per divertirsi alla vostra età. Ma continuate a studiare, perché altrimenti inorgoglitevi. La vita del calciatore è molto limitata nel tempo e alla fine si possono ottenere dei buoni risultati, ma si possono ottenere delle grosse avarezze, verificare grossi fallimenti, specialmente quelli che sono basati sulla presunzione. Perciò io sono tipo orgoglioso nel vedere voi tutti qui, giovani, saltare, partecipare, giocare e farvi ammirare. Ringrazio io come ex cittadino di Castelluccio, che ora sto a Trani, se qui dietro c'ho la casa di famiglia. Ringrazio l'affettuosa considerazione che ho avuto l'amico dottor Egidio Scrovieri nell'invitarmi qui a farvi sentire, far sentire la mia voce. È la voce di chi nel 1947 andava in giro con una mezza borsa arrabattata in cui ci mettevamo dentro un panino che rappresentava un panino e poi una cosa, ragazzi. E poi ora avete il piacere di giocare con tanti palloni. Ma sapete che all'epoca con i palloni non era formato con una camera d'aria e in più c'era una fessura che veniva poi chiusa da uno spago di cuoio, di bollo. Le nostre partite spesso duravano 3 ore e mezza, poi veniva come se venivano in un'altra. Eh sì, perché il campo sportivo nostro era circondato da siepi di spine. Se il pallone veniva da sopra, si bucava e noi provvedevamo in che modo. Portavamo le pezze di raccoppo per le biciclette, per le biciclette, la carta leggiata, il mastice e la bomba, per cui qualche volta quando già facevamo i campionati, allora il presidente della direzione provinciale era un avvocato di Masca,
non so se qualcuno lo ricorderà, più anziano, Carlo Di Bassi, ci chiedeva al dottor Carlo, ma perché voi mi fate durare tanto con la fine? E perché avevamo solo un pallone, nessuno ci andava, e quindi non avevamo a bruciare a quindi... Ho conservato solamente le scarpe, ma le scarpe lì erano scarpe che venivano già da una generazione precedente, perché mio cugino Biagio Baragano era stato uno dei calciatori del 1930-1935, quindi io le ho ereditate, le ho utilizzate, ma le tengo con ricordo così come si ricorda, tengono i ricordi di famiglia o i ricordi personali. Ancora mi rinnovo gli auguri più sentiti a questo momento. I ringraziamenti all'amministrazione che in modo così fattivo si dimostrano sensibili a questo fenomeno che peraltro, come dicevo, è un fenomeno che interessa la collettività perché ha notevoli difesi sociali ed è meglio dedicarsi a uno sport sano come il presidente. Grazie a lei, chiaramente riporto il saluto del presidente Rinaldi e del comitato perché è impegnato in una manifestazione molto importante scorso per altri dirigenti, che è la prima volta in Basilicata con più di 100 iscritti. Il calcio si sta muovendo in quella direzione, significa che anche i dirigenti hanno fame di migliorarsi e hanno voglia di confrontarsi. Prima di passare nel merito del torneo, volevo lasciare anch'io la testimonianza al direttore Tavernini, un grande professionista, un grande amico che è stato con noi nel torneo della regione a Milano 2 anni fa, è stato con noi in Calabria l'anno che è passato e non finiremo mai di ringraziare l'amico Paolo, con la sua disponibilità e la sua disponibilità. Per quanto riguarda il torneo, quindi mi farei l'obbligo di ringraziare tutti voi che siete presenti al tavolo della presidenza, tutti i ragazzi e i dirigenti. Il calcio giovanile è la base del calcio, lo diciamo tutti, tutti quanti affrontiamo questo discorso ogni volta che ci incontriamo, ma la realtà è proprio così. Il calcio comincia dal settore giovanile e devo fare un grande complimento all'Alessio Castelluccio che anche nella, in tante difficoltà, perché parlo per tanti anni, in momenti difficili vuol dire che c'è tanta passione, tanta voglia di crescere e tanta voglia di mettersi a disposizione per i giovani. A riguardo di questo dico anche che noi dovremmo cercare di ritornare ai valori del calcio, ritornare ai valori del gioco e quindi anche qui faccio l'appello al, come testimonianza al tecnico dell'Arte 15 affinché ci dia anche lui una mano riguardo del miglioramento della base del calcio dilettantistico per quanto riguarda il settore tecnico, per quanto riguarda la preparazione e quant'altro. Noi abbiamo mille difficoltà di impiantistica e quindi sotto gli occhi di tutti, anche se qui qualcosa si è mosso per se luce, quindi ci sono dei miglioramenti e spero che si completino l'impianto all'altezza del torneo, perché effettivamente devo dirvi che noi siamo presenti con orgoglio in questo torneo perché vediamo i valori rappresentati in pieno e vediamo gli sforzi enormi che fa una società di calcio che compie 70 anni in questa direzione. Quindi grazie ancora a tutti. Ringrazio il dottor Scruiero per l'invito, io sono molto emozionato perché in questa sala nel 1995 ho fatto la prima presentazione congressuale della mia vita.
alla presenza di un anziano professore universitario che è stato maestro del dottor Struiero, è stato mio maestro, è stato anche maestro della professoressa Svincoli, si chiamava Marco Marchetti, metteva paura a tutti perché era severo, ma in fondo era molto buono. E io ero laureato da poco e sognavo di fare il fisiologo e il professore universitario. E devo dire che sono stato molto fortunato nella mia vita e ora faccio questo lavoro, cioè insegno fisiologia agli studenti universitari di scienze motorie. Che cos'è la fisiologia? Adesso sto parlando a voi ragazzi. È la scienza che studia come funzionano i vari organi e i vari apparati del nostro organismo. Quindi ci sono due parole chiave, organi e apparati. E voi mi direte, che cosa c'entrano gli organi e gli apparati del nostro organismo con il calcio giovanile? Per quale motivo il dottor Struiero ha invitato un fisiologo a parlarvi? Se io dico organo, a che cosa vi viene da pensare? Lo avete studiato sicuramente a scuola, eh? Questo che cos'è? Il cuore, bravissimo. Questo? Il polmone. Cristoforo. Questo è più difficile perché è un po' nascosto. Questo ci interessa molto, E se io dico apparato, che cosa mi viene a dire? Giusto? E l'ossigeno a che serve?
serve a bruciare gli alimenti per produrre energia. E questa energia a che cosa serve? L'energia serve a rendere possibile la contrazione muscolare, perché senza energia, giusto, i muscoli non si contraggono, così come senza benzina un'automobile non si muove. Dopo comunque ci ritorno con una diapositiva, così cerchiamo di capirlo sempre meglio. Allora, il fisiologo, perché noi qua stiamo cercando di definire cos'è la fisiologia, giusto? Tradizionalmente in Italia era un medico, ma da vari anni in molti altri paesi europei e anche negli Stati Uniti d'America, di fisiologia dell'esercizio fisico, che è quello che ci interessa a noi oggi, si occupano in area di scienze motorie. Quindi io spero che, ascoltando questi 15 minuti di relazione, magari a qualcuno di voi potrebbe venire in mente di studiare scienze motorie se deciderete di andare all'università, perché ha grande rilevanza per il calcio. Il calcio è uno sport aerobico, anaerobico, alternato. Allora, comincio la mia presentazione sul calcio con questa affermazione che è difficile da capire. Allora, ascoltatemi bene. Se alla fine di questa presentazione ciascuno di voi ha capito che cosa significa aerobico, anaerobico, alternato, vuol dire che abbiamo dato un senso a questi 15 minuti in cui siamo stati insieme, ok? State attenti perché alla fine vi interrogo per vedere se avete capito. Allora, riconoscete il dottor Stuviero? Sì. Correva l'anno anche a me, adesso 1992, ed io lavoravo al settore giovanile della Lazio Calcio. Chiaramente lo sponsor e le maglie sono diverse da quelli di oggi. E a quel tempo, insieme al dottor Struviero, abbiamo fatto delle ricerche di fisiologia applicata al calcio giovanile. Vedete questa maschera? Allora, questa maschera è uno strumento di misura del laboratorio di fisiologia dell'esercizio fisico, che serve a misurare il cosiddetto consumo di ossigeno, cioè quanto ossigeno i nostri muscoli utilizzano per bruciare le sostanze nutritive e produrre energia. Quindi, a riposo, il consumo di ossigeno sarà basso. Durante l'esercizio fisico, questo consumo di ossigeno che fa? Aumenta, giusto? E noi abbiamo usato questo strumento, che si chiama metabolimetro, per misurare il consumo di ossigeno durante una partita di pallone. E abbiamo verificato, per l'appunto, che il calcio, anche nel settore giovanile, perché oggi di questo ci interessiamo, è uno sport a impegno aerobico, anaerobico, alternato. E ora cerchiamo di capire insieme cosa significa, piano piano. Allora, scusate per la qualità della foto, ma ho dovuto fare una scansione di una vecchia diapositiva che ha il fascino quindi di un'immagine antica. Il dottor Struviero riconoscerà dei vecchi amici. Quindi, a questo giovane calciatore che era nel settore giovanile della Lazio, della vostra età di allora, abbiamo chiesto di correre su un nastro trasportatore. Voi sapete cos'è un nastro trasportatore, no? Da Milan. Allora, all'inizio i ragazzi che facevano 3 minuti a una velocità molto bassa, d'accordo? Poi ogni minuto la velocità veniva incrementata, così come anche la pendenza del nastro trasportatore. Quindi riuscite un po' a immaginare la situazione, ma man mano che aumentano la velocità e la pendenza dell'esercizio, come fa? Diventa sempre più duro, giusto? A un certo punto viene l'affanno, fino a che, arrivati alla fine, uno non ce la fa più e il test viene interrotto. E noi, durante il test, cosa misuravamo? Vedete la maschera, non si vede benissimo, so, si capisce, no? Un nastro trasportatore, una maschera, un ragazzino della Lazio. Noi misuravamo consumo d'ossigeno e anche la cosiddetta frequenza cardiaca, che sono i battiti del cuore di cui abbiamo parlato prima. E mano a mano, quindi, che aumentava l'intensità dell'esercizio, questo vuol dire aumentare la velocità e la pendenza del nastro, sia il consumo d'ossigeno che la frequenza cardiaca aumentavano fino a raggiungere il cosiddetto, forse ne avete sentito parlare, massimo consumo di ossigeno, che è il limite più elevato dell'organismo di consumare ossigeno. E questo è il test fondamentale del laboratorio di fisiologia dell'esercizio, perché chi ha la cosiddetta massima potenza aerobica, diciamo massima potenza aerobica, massimo consumo di ossigeno sono la stessa cosa, chi ce l'ha più elevata è colui che durante la partita di calcio resiste più a lungo, anche quando l'esercizio è di intensità elevata, ok? Quindi la potenza aerobica
può aumentare se un calciatore fa la preparazione atletica nel modo giusto. Questa diapositiva vi fa capire perché il consumo d'ossigeno aumenta durante l'esercizio, quindi pensiamo sia alla partita di pallone che a questo ragazzo che corre sul nastro trasportatore. Allora vedete, attraverso l'apparato respiratorio, quindi voi sapete perfettamente cos'è un apparato, me l'avete dimostrato, entra l'ossigeno nel sangue, giusto? Perché l'aria contiene, l'aria dei polmoni contiene ossigeno, e attraverso l'apparato digerente, vedete lo stomaco, l'intestino, che cosa entrano? Entrano le sostanze nutritive che raggiungono il sangue. Poi attraverso il sangue che succede? Che sia le sostanze nutritive che l'ossigeno arrivano alle cellule, in questo caso che cellule stiamo parlando? Del muscolo, giusto? Del muscolo in attività, quello che ci interessa. E nel muscolo avviene, vedete qui c'è scritto, avviene una combustione, cioè che succede? Che in presenza di ossigeno si bruciano le sostanze nutritive e quindi si produce, vedete, si produce energia, è quell'energia che rende possibile il lavoro muscolare. A me piace questa immagine, è bella, guardate qui, guardate il cuore, scusate che è un puntatore di cuore, che succede? Durante una partita di calcio, abbiamo detto, aumenta il numero dei suoi battiti, oltre ad aumentare il numero dei battiti, che succede? Aumenta anche la sua forza di contrazione, quindi ogni battito che un calciatore fa esce più sangue. In questo modo che succede al sangue? Che il sangue, vedete, il sangue scorre più velocemente nei vasi, quindi il muscolo viene raggiunto da una quantità maggiore di sangue che va anche più veloce. Vedete, questo muscolo è, diciamo che è il muscolo estensore della coscia, che usiamo tanto quando giochiamo a pallone. Vi ricordate come si chiama? Quadricipite, perfetto. Serve sia per correre che per calciare il pallone. Dico, se arriva quindi più sangue al muscolo, cosa succede? Vediamo un po' insieme. Ricordatevi la diapositiva che vi ho fatto vedere un secondo fa. Arriva più ossigeno, giusto? Arrivano più sostanze nutritive al muscolo. Se arrivano più ossigeno e più sostanze nutritive, che succede? Che vengono bruciate più sostanze nutritive, si produce quindi più energia, una maggior quantità di energia. Quindi questa maggiore quantità di energia rende possibile al muscolo di contrarsi a intensità di esercizio più elevati, giusto? Pensate per esempio al quinto scatto che dovete fare, il quinto scatto di seguito per mantenere la posizione giusta sul campo. Voi ce la potete fare solo se avete un buon cuore e dei buoni muscoli. Avete notato che non ho detto polmoni? Non ho detto polmoni perché è un po' un luogo comune, cioè contrariamente a quanto si crede, si dice, non sono così importanti per spiegare il miglioramento della prestazione, cioè devono funzionare, per carità, tanto che quando fate la visita medico sportiva si fa la spirometria, ma non sono così importanti quanto il cuore, ricordate, e il muscolo stesso. Questo invece è un test del laboratorio di fisiologia per misurare la cosiddetta massima potenza del muscolo, quella che gli allenatori chiamano anche forza esplosiva. Ecco, vedete qui l'esercizio, vi viene chiesto di fare un salto in alto, dura una frazione di secondo, dura pochissimo, ma per saltare così in alto questo calciatore ha bisogno di sviluppare che cosa? Deve sviluppare molto rapidamente dei livelli di forza molto alti, giusto? E in questo caso la potenza espressa come si chiama? Si chiama potenza anaerobica anziché aerobica. Perché? Perché gli alimenti in questo caso vengono bruciati senza ossigeno. Ok? Questo non è un passaggio facile, pure i nostri studenti di scienze motorie non è che la sappiano tanto bene. E questo è un altro test per misurare la potenza, ma questa volta il salto si fa in avanti e con una gamba sola. Voi li conoscete il calciatore, immagino, vero? Anche i non romani, insomma. Dice, forse Castelluccio nessuno è romanista, però a Totti vogliono bene tutti, anche persone che non sono appassionate di calcio. Allora, siamo verso la fine, poi vi lascio. Allora, in questa immagine quindi che vediamo? Vediamo un maratoneta, vedete, magro, con i muscoli che hanno un diametro piccolo, non sono molto forti, però sono molto resistenti. Mentre sulla destra che abbiamo? Abbiamo uno sprinter, che invece ha muscoli di grosso diametro, sono muscoli forti, muscoli veloci, ma con poca resistenza, tanto che gli scatti degli sprint durano 10 secondi, 20 secondi, a seconda della specialità. Secondo voi il calciatore somiglia di più a un maratoneta o a uno sprinter? Mi piace perché avete dato la risposta giusta. C'è chi ha detto più a uno sprinter, una via di mezzo, ecco. Sicuramente somiglia di più a uno sprinter, guardate la velocità di questo scatto.
però qual è la differenza grossa? Che lo sprinter che fa, ascoltate, lo sprinter fa uno sforzo che dura una decina di secondi, poi è tutto lì, finisce. Il calciatore questi sforzi li deve fare ripetutamente, quante volte li fate fare questi sforzi? Quindi il calciatore deve essere forte e veloce, però deve essere anche resistente. Quindi prima abbiamo definito forza e velocità come massima potenza anaerobica, giusto? Abbiamo invece definito la resistenza come massima potenza aerobica, quindi il calcio è uno sport di impegno aerobico, anaerobico alternato, quindi quando si cammina e si corre a bassa velocità lo sforzo è aerobico, quando si scatta, si fa il dribbling, il tiro in porta, lo sforzo diventa anaerobico, giusto? Si chiude quindi il cerchio. Allora, il calcio è uno sport ad impegno aerobico e anaerobico alternato. Abbiamo capito che cosa vuol dire? Si fanno tanti scatti rapidi, cambi di direzione, salti, contrasti con gli avversari, tiri in porta, che sono intervallati da periodi in cui si cammina o si corre a bassa velocità. Quindi gli sforzi ad alta intensità richiedono tanta forza e tanta velocità da parte del muscolo. Quindi più ci si allena, più migliora la capacità del muscolo di affrontare questi sforzi. E abbiamo visto che non dipende solo dal muscolo, ma dipende anche dall'apparato cardiovascolare, dall'apparato respiratorio e da tanti altri meccanismi che imparerete a conoscere se un giorno sceglierete magari di studiare scienze motorie all'università, perché la fisiologia dell'esercizio è una delle materie fondamentali. Al giovane calciatore servono sia forza e velocità che il prodotto del due fa la potenza, questo l'avete già studiato a scuola, no? Forza e velocità fa potenza, che resistenza, quindi forze elevate e anche a velocità elevate si esprimono durante le fasi anaerobiche delle partite di calcio, forze più basse invece si esprimono durante le fasi aerobiche. Più elevata è la resistenza di un calciatore, più il calciatore sarà capace di giocare bene anche nel secondo tempo e nelle fasi finali della partita. Nel laboratorio di fisiologia si possono misurare accuratamente non solo forza e resistenza, ma si possono fare anche delle misure più complesse per capire perché un calciatore diventa più forte e più resistente. Ed è quello che noi studiamo con le nostre ricerche. Ogni anno capiamo sempre meglio come funzionano le cose e quindi forniamo agli allenatori delle informazioni nuove per progettare programmi di preparazione atletica sempre migliori. La preparazione fisica del calcio si fonda sulla conoscenza dei meccanismi fisiologici. Ecco perché il dottor Stupino mi ha invitato. I nuovi allenatori lo sanno e in molte squadre di calcio hanno oggi nel loro team anche un fisiologo. Io spero di avervi incuriosito un pochino, ecco. Magari qualcuno di voi ci rincontriamo a Roma fra qualche anno quando vi iscriverete a Scienze Motorie. Grazie. Una denuncia da tanti maschietti, però cerchiamo di farci onore. Credo che è in premessa capire che presto di che squadra, ma per quella squadra oggi il tipo. Mi perdonate, ma la squadra del cuore, come diceva mia madre anche dall'alto dei cieli, non si cambia e per cui bisogna avere coraggio in fondo. Allora, andiamo avanti. Abbiamo a che fare con una popolazione giovanile e voglio far capire insomma come stanno le cose per quel che riguarda lo sviluppo del nostro sistema nervoso, che servirà per quel che riguarda l'argomento di questa presentazione, cioè della psicocinetica, questa parola così complicata che poi spero sia un po' più chiara alla fine della presentazione. Voi siete in un'età particolarmente fertile per l'apprendimento motorio e quindi siete perfettamente capaci di apprendere quanto più possibile, anzi siamo noi che dobbiamo cercare di darvi il massimo in questo momento della vostra vita. La prestazione è una questione complicata. Il nostro professore Pasquale Bellordici diceva che l'allenamento è un fenomeno complesso. Non entreremo nel dettaglio e in particolare quello che ci interessa di più in questa presentazione ha a che fare con le capacità cognitive che stanno qui dentro, quindi come il nostro cervello è in grado in qualche misura di darci una mano
della tirar fuori le informazioni legate ai movimenti che noi abbiamo già nel nostro bagaglio motorio. Bene, il calcio ha in sé molte capacità. Noi focalizzeremo l'attenzione anche sulle capacità coordinative e in particolare sulla capacità di anticipazione. Io penso che di questo molti vi abbiano già parlato. Anticipazione vuol dire prevedere quello che succederà e fare la cosa giusta al momento giusto. Quindi questo è l'obiettivo. E nel calciatore è più complicato perché c'è l'ambiente circostante, ci sono i giocatori, c'è l'avversario e ci sono i nostri compagni, c'è una palla che si muove, insomma sono tante le variabili da considerare. L'anticipazione, ecco, vuol dire cercare di prevedere che cosa sta per accadere per prepararsi, ma i tempi sono molto brevi, quindi è chiaro che l'azione deve essere più rapida ancora del pensiero, quindi questo è estremamente importante. E la anticipazione motoria è la caratteristica attraverso la quale noi attingiamo da esperienze precedenti e cerchiamo di formare un programma che ci consenta di rispondere nel tempo e nello spazio nella maniera ottimale, obiettivo abbastanza ambizioso e complicato, che i grandi giocatori, che siano portieri o che svolgono un altro ruolo, sono in grado o dovrebbero essere in grado di fare. Il calcio è uno sport di situazione. Situazione che significa? Sono in un ambiente, ho delle persone intorno a me, di fronte a me, e quindi sono tante le variabili, come vi dicevo, che bisogna considerare. Diciamo che negli sport di situazione bisogna considerare questo complesso circuito che voi vedete qui in alto, che parte da uno stimolo, e lo stimolo è ciò che accade, va bene? Ciò che noi vediamo, ciò che noi sentiamo, ciò che noi percepiamo attraverso i nostri organi di senso, che viene poi rielaborato dal nostro sistema nervoso centrale, che qui ancora non compare, ma è quel quadratino centrale in cui si parla di elaborazione, e l'effettore sono i nostri muscoli e ciò che noi facciamo per rispondere a uno stimolo esterno. Attraverso l'apprendimento motorio, che è un fenomeno veramente complicato, che vi direbbe da solo veramente tante ore di discussione, ma non abbiamo il tempo, noi costruiamo un vissuto motorio che ci consente di attingere da quel cassetto e di prendere quello che ci serve per rispondere nella maniera più opportuna. Quindi la percezione è ciò che percepiamo, va bene? L'elaborazione dati è ciò che è il programma che noi costruiamo, e l'effettore è quello che noi facciamo sostanzialmente, va bene? Pensiamo a una rigorista che sta per tirare un rigore, avrà di fronte un portiere, quindi dovrà scegliere dove tirare questa palla. Sulla base di cosa sceglie? Sicuramente c'è anche una buona dose di fortuna, no? Nel risultato positivo oppure no, però c'è anche probabilmente qualcos'altro. Nel calcio tutti questi sistemi sono impegnati, ecco, la percezione avviene a livello esterno, ma attraverso le vie della sensibilità che salgono, no? Lo stimolo arriva a livello del sistema nervoso centrale e attraverso la memoria noi immagazziniamo una serie di informazioni e cerchiamo di programmare le nostre risposte. La motivazione, beh, certo, la motivazione è un aspetto piuttosto importante, che è un po' difficile da quantificare, ma che è la ragione per la quale tutti voi oggi siete qua, perché domani volete tutti quanti vincere le vostre competizioni, giusto? Di qualunque squadra siate. Quindi questo è l'obiettivo principale. Bene, gli analizzatori sono la vista, l'udito, il tatto, i propriocettori, che sono all'interno delle nostre articolazioni, ma non ci dimentichiamo mai che la esperienza è uno degli aspetti più importanti in ogni caso. Quindi attenzione, perché
ciò che noi tratteniamo di più è quello che fa parte del nostro vissuto, di quello che noi facciamo, quindi attenzione perché questo è importante. Il sistema nervoso centrale è in grado di in qualche modo rispondere alle richieste imposte e l'anticipazione, che vuol dire anticipare? Vuol dire vedere quello che l'avversario farà e fare la cosa più giusta prima che lui capisca che io sto facendo la cosa più giusta, d'accordo? È molto difficile e ci sono molti elementi di disturbo in tutto questo. Durante una partita di calcio io penso che voi non sentiate il pubblico intorno perché pensate soltanto a giocare, giusto? Però naturalmente anche l'ambiente circostante può avere un impatto. Ok, mi dispiace di aver detto se oltre la suscettibilità di qualche tifoso che tra un paio di giorni si metterà seduto di fronte alla televisione domani, però questo è un classico esempio di anticipazione che per uno di noi è funzionato e per l'altro no, va bene? Io non faccio parte di quello che ha subito la sconfitta, quindi si capisce veramente era già chiaro dalla prima foto. Sì, ok. Sarà chiaro anche più tardi. Comunque, la cosa importante è, a prescindere dalla fede calcistica, l'anticipazione può essere di due tipi sostanzialmente. Anticipazione dei propri obiettivi, cioè di quello che io sarò capace di fare, e anticipazione degli altri obiettivi, cioè prevedere quello che l'avversario sta per fare e fare qualche cosa che prima di lui possa aiutarmi a risolvere un problema. Okay. Quindi raccogliere in anticipo le informazioni e rispondere di conseguenza. Negli sport di squadra. Quindi qui questa è la cosa importante. Ulteriori dettagli, ma certamente negli sport di squadra bisogna pensare un po' più in là della singola azione, bisogna pensare a quello che succederà anche tra una o due azioni, quindi questo è molto complicato, questo è quello che l'anticipazione dovrebbe aiutarci a fare. Come si allena l'anticipazione? Certamente questi aspetti che vi ho cerchiato in rosso sono importanti, l'attenzione, la memoria e l'esperienza. L'attenzione, adesso senza che voi siate a leggere, anche perché si legge un po' poco, però l'attenzione è un aspetto che sicuramente sta dentro la capacità di anticipazione, d'accordo? Questi termini che adesso vengono utilizzati non sono altro che un modo per dire che noi dobbiamo usare la testa e ciò che l'apprendimento motorio ci consente di utilizzare per rispondere a un'esigenza. Ancora una volta questa foto, più che perché è la mia scuola del cuore, mi piaceva questa idea dell'allenamento e dell'allenatore che ha intorno a sé i giocatori, e poi lasciatemi dire che insomma quel modello di squadra che è Mia Misacchi è stato un modello che è rimasto nella storia, e penso che anche voi lo conosciate indipendentemente dalla fede calcistica, insomma era una squadra che faceva divertire tutto quanto. Quindi qua io ho messo una serie di esercizi carini, simpatici, all'interno dei quali non entro perché io con la palla che corre ho poco a che fare, mi piace guardarlo ma non sono proprio capace, però diciamo che ce ne sono tanti, però vorrei concludere con un messaggio più profondo. Questa è la scheda tecnica di un giocatore che è nato con una squadra, ha vinto con la mia squadra, più che con la sua squadra, ma quello a cui vi voglio portare è ovvio alla psicocinetica, alla psicotattica, alla psico-qualsiasi cosa, l'ovvio dell'allenatore fa la differenza. Questo ragazzo faceva il centrocampista da bambino, ma il resto non si legge, ma ci sono una serie di dettagli interessanti, alla fine c'è scritto
da seguire, perché se continua a migliorare in questo modo diventerà qualcuno. Penso che qualcuno è diventato ieri. Lui era molto, molto simpatico e questi sono i vostri coetanei che nel 2000-2001 vincevano il campionato dei giovanissimi, quindi il mio augurio è che anche voi o qualcuno di voi possa un giorno essere sull'Olimpo, d'accordo? E con un prossimo punto. Grazie. Allora ragazzi, credo che adesso entriamo in una fase che vi può interessare più da vicino, perché vedendovi sui campi di calcio con le vostre scarpe gialle, verde e rosse dei colori più svariati, credo che adesso sia un attimo arrivato il momento di fare un po' di situazione con cui fare comunque evitare le persone, perché contrariamente a quanto si possa pensare non è il colore che fa il calciatore, ma la scarpa non adeguata può essere causa di traumi, soprattutto se non utilizzata in modo opportuno per i relativi terreni di gioco. Prima di andare avanti nella relazione, ovviamente voglio ringraziare tutti gli sponsor che hanno permesso questa manifestazione. Non lo facciamo sulla prima, ma e voglio ringraziare in maniera particolare gli allenatori della categoria giovanili dell'US Castelluccio, perché con entrambe le categorie, sia gli allievi che i giovanissimi, abbiamo vinto la Coppa Disciplina. Andando più nello specifico di questa relazione, cominciamo un po' da lontano. Quando l'esigenza di andare a giocare al calcio non aveva una corrispondenza nella possibilità di avere uno scarpino adeguato, e se pensiamo che le prime scarpe erano pesantissime, circa un chilogrammo, ma soprattutto che i targhetti con i quali si cercava di fare presa sul terreno di gioco erano metallici, possiamo pensare cosa accadeva in quei tempi nei contrasti di gioco. Ma al di là del contrasto con l'avversario, vedremo che la scarpetta può diventare un problema anche per chi la indossa. E successivamente quindi si passò ad utilizzare, guardate, non a caso nel 1325 le prime calzature in caucciù, e il signore che le invente è Goodyear, proprio quello dei pneumatici. Le prime vere scarpe da calcio arrivano più tardivamente, soltanto alle Olimpiadi nel 1896, poi si sviluppano le prime industrie che le realizzano in modo vero e proprio. Ma voi che siete tanti appassionati alle calce, vedete, lo scarpino principale da calcio nasce nel 1954 grazie all'intuizione di un signore, Adolf Dassler, che veniva chiamato Adi, e poi ha pensato di fondare il marchio Adidas. Questa comunicazione particolare è importante perché, nonostante la nazionale tedesca non fosse particolarmente forte come poteva essere l'Ungheria di Puskas, grazie proprio a questi scarpini inventati da Dassler, che avevano i tacchetti intercambiabili, quindi la possibilità di avere un maggior grip col terreno, considerato che queste scarpette vennero utilizzate nel secondo tempo quando il terreno era particolarmente pesante perché pioveva, fu questa invenzione che consentì alla Germania di uscire vittoriosa dalla finale del mondiale del 1954. Ma andiamo ai tempi più recenti. Come è facile intuire, come si è evoluto il gioco del calcio, si sono evolute anche i materiali con cui si costruiscono le scarpette. C'è però da ricordare che la scarpa, più che un strumento con il quale colpire il pallone, è effettivamente uno strumento con il quale si corre nel campo. Se noi pensiamo che durante una partita si corre per circa, un giocatore professionista fa dai 12 ai 10 km durante la partita, e impatta il pallone soltanto per pochissimi minuti sui 90. Quindi ovviamente è più uno strumento di corsa che uno strumento di calcio. Permette però uno strumento realizzato bene di rimanere perfettamente in piedi, di effettuare le vite, i cambi di direzione e di fare dei gesti tecnici di alto livello.
l'estetica ha portato quindi all'elaborazione di materiali sempre più belli e sempre più visibili. Però, come evidenzia questo studio scientifico abbastanza recente, vedete, è del 2016, le scarpe in pelle di canguro risultano essere poi sentite dal calciatore molto più fittiche, molto più adeguate nella calzata rispetto a quelle sintetiche. Ricordiamo ancora una volta che lo scarpino deve avere principalmente la funzione di garantire le attività del gioco del calcio, il dribbling, i cambi di direzione e la sicurezza. E uno dei grandi che effettivamente nel dribbling sapeva farcela era senz'altro Joan Cruyff. Non si vede bene nel filmato, però Joan Cruyff in questa partita utilizza gli scarpini a sette piedi intercambiabili. Il problema è che lui ne usava solamente quattro, cioè quelli al tallone non li usava, e quindi aveva un suo modo particolare di utilizzare le scarpe. Terreni di gioco quali sono? Beh, noi siamo di fronte a terreni di gioco più diversi, erba naturale, erba sintetica e terreni in terra. E allora, quando siamo di fronte a un terreno in erba naturale opportuno, soprattutto se il terreno è bagnato ed è fangoso, utilizzare gli scarpini con sei tacchetti intercambiabili. Quando invece l'erba naturale è asciutta o secca, bisogna andare sui tacchetti 13 fissi. La differenza principale la facciamo sui terreni di erba sintetica. Come vedete, ci possono avere due diverse possibilità: o utilizzare gli scarpini lamellari o utilizzare i tacchetti in poliuretano. Gli scarpini con i tacchetti lamellari furono oggetto di una discussione che io ebbi con Deschamps quando lui era l'allenatore della Juventus in Serie B, e ebbi con lui un contatto telefonico attraverso Tutto Sport, in quanto io avevo pubblicato un lavoro su diversi tipi di scarpe in interazione con i terreni di gioco, e Deschamps cercava di capire perché ci fossero tutti quegli infortuni di traumi articolari alla Juventus, e l'individuazione fu appunto nell'uso inappropriato dei tacchetti lamellari che venivano utilizzati su erba naturale invece che su erba sintetica. Quando invece il terreno è come nei nostri casi il terreno terra battuta, si utilizza in modo principale le scarpette a tacchetti circolari, in modo che questi si adattano a ogni tipo di terreno. Un errore che facevamo sempre in passato quando andavamo a comprare gli scarpini era vedere se la scarpa effettivamente era morbida e flessibile, e quindi si andava sempre a cercare, così come nella figura 1, di schiacciare la scarpa. Se la scarpa si schiacciava, dice questa scarpetta ottima, dobbiamo comprare questa. Gli studi scientifici hanno evidenziato che era il modo più sbagliato di scegliere le calzature, perché la distorsione della parte del mesopiede ha una maggiore incidenza in scarpini flessibili al mesopiede rispetto a quelli che sono flessibili solamente nella parte della, anteriore del piede, cioè della metatarso falangea. Andiamo un attimo ai giocatori in tenera età. L'errore principale che si viene a compiere è quello di comprare gli scarpini all'età di 8 fino a 10-12 anni simili a quelle del calciatore adulto, cioè con i tacchetti. È stato visto che questo viene a procurare con maggiore facilità una condizione di alterazione del nucleo di accrescimento del tallone, cioè che si chiama morbo di Severblanc. Gli scarpini per i bambini devono essere adattati al loro piede e non devono avere aree di maggiore pressione, come invece sono rappresentate dalle scarpette con i tacchetti, per cui è preferibile utilizzare gli scarpini a 1000 tacchetti, come quelli del calcetto, almeno fino a 10-11 anni di età. Un'altra cosa, un altro errore principale che fa il genitore, dice prendiamo la scarpa un po' più grande, tanto poi il piede cresce. Questo è un errore fondamentale, perché il piede che non è perfettamente contenuto nella scarpa fa dei movimenti di frizione che aumentano pericolosamente i carichi sulle articolazioni, sia sulla metatarsofalangea e sia soprattutto a livello del tallone. Una decina d'anni fa la Nike aveva inventato un dispositivo che si poneva dietro al tallone ed era gonfiabile, in modo tale che si poteva regolare lo scarpino in funzione del piede del bambino. Non ce ne sono più di queste scarpette in giro, perché appunto potendo durare più anni negli anni i genitori compravano meno scarpini, allora la Nike l'ha subito tolto di nuovo.
Allora, un'altra problematica dall'uso dello scaffino, soprattutto quando il pacchetto non è adeguato al punto di gioco, è quella della rottura del legamento crociato anteriore. Tipicamente possiamo vedere che l'evento più probabile quando lo scaffino non è adeguato è quello di un movimento di rotazione al ginocchio, come vediamo in questo radiogramma, in cui il corpo è rotato da una parte e il ginocchio è rotato dall'altra. La conseguenza è la rottura del legamento crociato anteriore. Invece questo dell'iperestensione è il meccanismo con cui si è rotto il legamento crociato anteriore ibraico. E allora dobbiamo dire di fare attenzione alle superfici, anche se la vecchia credenza dei terreni in erba sintetica di vecchia generazione che aumentasse il problema dei traumi, oggi con le erbe sintetiche di nuova generazione è stata abbondantemente superata. Infatti non c'è nessuna evidenza scientifica che giocare sull'erba sintetica determini un maggiore rischio di traumi nei calciatori. Infine, un'ultima cosa a cui tendo a voler darvi informazione anche per gli allenatori: una delle possibilità che si vengono a determinare nel piede del calciatore è la frattura da stress, questa soprattutto nei professionisti e questa soprattutto a livello del osso che è il quinto osso metatarsale. Bene, l'evidenza qual è che si può fare quindi la prevenzione? È che per le fasi di corsa, quindi di allenamento di corsa, è preferibile utilizzare le scarpe da running, le scarpe da corridore, piuttosto che le scarpe con i tacchetti, perché utilizzando le scarpe con i tacchetti può aumentare la pressione, può aumentare quindi le forze che si applicano su questo benedetto osso metatarsale, e quindi se si utilizzano sempre in discussione le scarpe da calcio per gli allenamenti si possono avere proprio le stress dal quinto metatarso, però ripeto, solamente nei calciatori. Quindi quando dovete scegliere la scarpa dovete tenere conto di tutto quanto vi abbiamo detto. Esiste una scarpa che vada bene per tutti? No, non esiste, la dovete scegliere in base anche alla formazione del vostro piede, e laddove il piede non è adeguatamente supportato dalla scarpetta si possono inserire all'interno dei plantari sportivi che possono ridurre i movimenti di frizione e i movimenti di rotazione, come ad esempio i plantari che abbiamo in visione oggi al banco della Power Bike. La scelta dello scarpino non deve essere casuale, come abbiamo detto, e soprattutto la scelta dello scarpino deve essere adeguata anche non solo alla morfologia del ragazzo, ma anche soprattutto alla sua età. Questo per dire che nulla si può improvvisare. Vi ringrazio. Do il microfono al mister. Certo, bene. Allora, abbiamo inteso conferire il premio sportivo Coppa Mollino al commissario tecnico Antonio Rocca per le metodiche innovative di selezione dei talenti e per l'insegnamento del calcio che salta la capacità dei giovani calciatori. Questa motivazione è forte e invito il commissario tecnico Rocca a raccontare l'episodio della selezione da lui effettuata per la prima volta con un portiere che non conosceva nessuno, che oggi, di cui tutti oggi si vantano, ma che è stata la scoperta di Antonio Rocca. Parlo di Donnarumma. Ciao ragazzi, buonasera. C'era Alessandro Nesta e un altro ragazzo che faceva centravanti, si chiama Vivai. Erano le prime selezioni che io facevo, e Alessandro Nesta in quel tempo giocava terzino sinistro. Questo per dire che tutte le volte che è andato a casa e c'è papà che mi chiede come hai giocato, mi piacerebbe che voi gli diceste: mi sono divertito o mi sono divertito poco. Generalmente la cosa più bella che può fare un genitore è quella di starsene a casa, che è la cosa migliore, anche perché i
bambino, ragazzo, adolescente, ha già tante pressioni addosso, c'è l'allenatore, c'è la partita importante, se dopo ci si mette anche il genitore che fa da tecnico, allora il problema si ingarbuglia. E allora la cosa più bella è sempre quello che, proprio se ci tenete, di stare un po' nascosti quando andate a vedere il vostro figlio, e quando viene a casa è importante sempre chiedervi quanto si è divertito, perché il ragazzo ancora a questa età e soprattutto quando diventa dopo un giocatore importante, la cosa più bella che si ricorda sono di queste partecipazioni, di questi tornei. Io quando vedo ragazzi che hanno vinto Coppa dei Campioni, che sono stati campioni del mondo, si ricordano ancora del torneo che andavamo a fare a Montaigu e loro erano 15 anni. C'era Pirlo l'altra volta che mi diceva, dice, ma si ricordi che quella volta siamo arrivati secondi, ma non dovevamo arrivare primi perché eravamo più bravi. Ecco, questo è il momento più bello che possa, che può vivere un bambino, che può vivere un ragazzo. Certamente noi adulti non gli dobbiamo mettere pressione addosso, perché io sono convinto che in ciascuno di loro c'è un talento nascosto. La capacità dell'allenatore è quello di riconoscere il talento. Dopo il tempo fa la sua opera, perché un ragazzo se è bravo arriva comunque. L'importante è non fare danno. Io dico sempre che ancora le banche italiane ci danno un bel prodotto da lavorare. Poi siamo noi allenatori che ne roviniamo un po', però insomma alla fine il nostro mestiere è proprio quello di dare gli strumenti a ciascun ragazzo perché metta in evidenza le abilità di cui è portatore. Credo che questa sia la cosa più bella. L'allenatore non può dare a un ragazzo delle abilità che non ha. Non esiste l'allenatore che può dare a un ragazzo abilità che non ha. L'allenatore bravo è quello che riconosce le abilità in un ragazzo e gli dà la possibilità di esprimerle, di metterle a disposizione della squadra, perché ricordate che il calcio rimane sempre un gioco di squadra in cui bisogna stare insieme, avere gli stessi obiettivi. E la cosa più bella, io quando andiamo in giro con la nazionale Under 15, vi assicuro che la cosa più bella è che si sta insieme, che si ha un obiettivo assieme e si cerca di pensare tutti quanti alla stessa maniera per raggiungere lo stesso obiettivo. Dopo credo che in Donnarumma ce ne sono tanti, soprattutto al sud, anche nelle piccole realtà. Io sono convinto che in queste tante realtà, tipo Castelluccio, tipo anche, penso io, si parlava prima di Castellammare, di Donnarumma, di Gragnano, veramente dove di Gragnano. Quindi voglio dire che ci sono dei ragazzini che hanno un sogno. Ecco, noi adulti dobbiamo cercare di tenerli anche per mano, di avvicinarli allo sport, di seguirli e di fare in modo che i loro bisogni diventano anche sogni da conquistare. Il calcio, tutto sommato, è fatto di una semplicità estrema. Si fonda su tre concetti: ricevo palla, la controllo e la do. Nel controllo c'è tutta la parte tecnica del ragazzo. Se non so controllare il pallone, non lo posso nemmeno dare al compagno. Cominciamo da qui. Grazie. Nel avere l'orgoglio di riceverlo. E io ringrazio in modo particolare la signora Anna, che è qui con noi, in ricordo di Fausto, e consegna questo importante riconoscimento a un ragazzo della nostra terra che tanto si è distinto in ambito nazionale e che ha raggiunto obiettivi
di eccellenza anche grazie alla guida nella Regione Basilicata, nella RAI di Basilicata, anche grazie alla guida di Fausto Taverniti che oggi qui noi commemoriamo e ricordiamo. E quindi ritengo che sia proprio la naturale prosecuzione del lavoro di Fausto, quella che ha fatto Angelo e che lo ha portato ad essere uomo della nostra terra in RAI Sport 1 come giornalista sportivo. Quindi prego la signora Anna di consegnare. Sí.